Uomini e donne, Angela Favolosa Cubista, ecco quanto prende di pensione. Molti telespettatori di Uomini e Donne ricordano con piacere Angela Favolosa Cubista. La dama un tempo apriva le puntate ballando sul cubo, ma da molto tempo non appare più in televisione. Angela sta bene e continua anche a fare delle serate da cubista come ha sempre fatto, ma da tempo riscuote anche una pensione ogni mese. Ormai Angela ha più di 80 anni e ha quindi diritto alla sua pensione. Non è stata rivelata la cifra esatta di questa pensione, ma nel corso di un'intervista Angela Favolosa Cubista ha dichiarato di essere in grandi difficoltà economiche e di non arrivare molto spesso neppure a fine mese. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha sottolineato di non volersi piangere addosso, ma la sua pensione non le è sufficiente per vivere e pagare tutto il necessario. A volte Angela non riesce addirittura nemmeno a comprare il cibo, però continua a ritenere che la vita sia bella e perciò non ha intenzione di arrendersi. La dama ha ammesso di aver avuto dei brutti pensieri in passato, ma poi ha cambiato idea e ha deciso di non mollare mai, perché dovrà essere Dio a decidere quando chiamarla. Ad oggi non soltanto si sente bene, ma è anche sempre disponibile per le persone che hanno bisogno di lei. Chi sta attraversando un momento di sconforto infatti può contattarla su Facebook e Angela dice di fare del suo meglio per tirare su il morale a tutti. Angela Favolosa Cubista ha raccontato altri aspetti della sua vita nel corso dell'intervista. Infatti, ha raccontato che continua a fare le sue serate come cubista e non ha intenzione di fermarsi finché starà bene. Questo le serve anche da un punto di vista economico, in considerazione del fatto che la sua pensione è molto bassa e spesso non le consente nemmeno di arrivare a fine mese. Negli ultimi anni Angela ha raccontato di aver viaggiato molto, di essere stata in Sardegna e anche in Svizzera. Probabilmente andrà di nuovo in Svizzera perché sono rimasti soddisfatti del suo lavoro e delle serate che ha portato avanti. Angela si sente molto bene e ritiene che non ci si debba mai fermare finché si ha questa salute e questo spirito. Ha anche girato tutta l'Italia negli ultimi anni e da parte sua c'è tutta la passione, come quella di un tempo, per il ballo e non solo. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Angela Favolosa Cubista e sapevate che fosse questa la sua pensione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.